Tutti dal presidio Welcome di Lampedusa. Siamo arrivati ieri e abbiamo trovato una situazione che per la sua complessità e gravità è veramente difficile riuscire a descrivere. Qui ci sono in questo momento migliaia di persone che dormono all'aperto, che sono abbandonate come in un grande carcere a cielo aperto. Dormono fuori, non c'è niente da mangiare, sono completamente abbandonati, ormai ci sono anche delle grandissime carenze igieniche. In tutto questo il governo è completamente assente. Si sopravvive solo grazie alla generosità e all'umanità dei lampedusani, che stanno dando una grandissima prova di umanità. Ma in questa situazione non può andare avanti. Nonostante nessuno chiede qui a Lampedusa, e questo l'abbiamo verificato parlando con moltissime persone, nessuno chiede che queste persone vengano rimpatriate. Si chiede solo umanità per gli abitanti e libertà per tutti, per gli abitanti e per i ragazzi tunisini e tutte le persone che stanno arrivando. Che il governo abbia voluto trasformare quest'isola in un vero e proprio carcere all'aperto è fin troppo chiaro. Questo lo dimostra anche il fatto che nessuna barca arriva a mente, ma vengono prese al largo e portate qui. Per cui è una scelta quella di trasformare quest'isola in un enorme Alcatraz, dove non esiste più nessun tipo di libertà. Questo perché non arrivi nessuno nella terraferma. Io credo che adesso sia importante per tutti, per chi è lì a Roma, per chi è in tutti i territori italiani e non solo, lavorare per svuotare quest'isola. Questo chiedono i lampedusani, questo chiedono le persone, i migranti detenuti qua in quest'isola. Lavorare, io credo, invito tutti a continuare questa presenza della campagna Welcome qui a Lampedusa, a lavorare per continuare a monitorare quello che è la vergogna che sta avvenendo qui, per portare la nostra solidarietà e dare voce a questi migranti che sono. E tutti insieme continuare questo presidio permanente che è iniziato ieri e portarlo avanti nei prossimi giorni. Dobbiamo lavorare anche, non solo qui a Lampedusa, ma in tutta Italia, in tutta Europa, a Ventimiglia anche, per dire chiaramente no a nessun tipo di rimpatrio, no alle espulsioni e no alla trasformazione delle vite di queste persone alla clandestinità. Questi giorni stiamo dando qui un numero di telefono, questo a tutti i migranti che stanno arrivando, un numero di telefono di Welcome per dare la possibilità a queste persone di essere continuate a essere seguite, per capire dove verranno spostate, dove verranno portate. Questo perché la nostra mobilitazione deve continuare qua a Lampedusa, ma prima deve continuare davanti a tutti i CIE, davanti al CARA, a Ventimiglia, e riuscire a dare la possibilità che i movimenti aiutino e diano la possibilità di libertà, perché in questo momento qui si chiede libertà, libertà per i lampedusani di vivere una vita degna e libertà per i tunisini e tutti i migranti che stanno arrivando qua. Io adesso lascio la parola a Giacomo di Lampedusa che da molti giorni ormai, da settimane, mesi, segue la situazione qui nell'isola. Ciao a tutti, io sono Giacomo Sperlato, a scout di questo ristorante. Cosa dire? Non ci sono parole per descrivere quello che sta accadendo. C'è la sospensione dello Stato di diritto. C'è la sospensione dello Stato di diritto. Ed è bene che tutti sappiano chi sono i colpevoli di questo. Il governo italiano, l'opposizione e l'amministrazione locale. Ci sono delle colpe, ci sono delle responsabilità ed è bene sottolinearle. Noi oggi cosa chiediamo? Noi siamo stanchi e chiediamo come prima cosa che l'isola venga riportata ad uno stato di normalità, cioè riportare questi ragazzi in terraferma, questi ragazzi tunisini, in Sicilia, in Calabria, a Milano, dove volete, però abbiamo bisogno di asilo, perché siamo stanchi. Dopodiché vogliamo che Lampedusa diventi quello che era fino al 2009, prima della venuta di Maroni, del ministro Maroni, cioè un centro di accoglienza che può tenere fino a 1.000-1.200 persone in casi estremi. Dopodiché chiediamo la dignità e il diritto per tutti gli esseri umani. Noi stiamo difendendo non solo il nostro diritto, noi stiamo difendendo il diritto degli esseri umani di vivere e di spostarsi. Il problema sono i politici, il nostro problema è in Parlamento e dopodiché bisogna che cominciamo a mettere in discussione seriamente
il nostro sistema di vita. Noi parliamo di effetti. Io ho cominciato ieri sera lo sciopero della fame, domani andrò a Roma e vi chiedo anche il vostro aiuto, l'aiuto di tutti, perché la mia idea è di fare un presidio permanente davanti al Parlamento per denunciare questa vergogna, perché questi signori si devono prima di tutto vergognare nelle condizioni in cui ci stanno facendo vivere. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti da Lampedusa, grazie.